Prepara per Segani naturalmente un plum cake salato con ricotta, zucchine e amarene, con 300 g di farina 00, 300 g di ricotta, 300 g di zucchine, 3 uova, una bustina di lievito per torte e pizze salate, una bustina di zafferano, 50 g di amarene fabbri, un cucchiaio di olio extravergine, quanto basta di basilico, sale e pepe. Sale e pepe. Va bene. Partiamo? Partiamo. Allora, intanto che te sei lì a non far niente. Chi l'ha detto che non faccio niente? Scusa. Io lo dico. Come ti permetti? E vedi? Vedi? Cosa fai? Continui a mangiarmi le amarene e io non ne ho mai abbastanza. Sono così buone, da giorni che le sto mangiando. Prendi quella zucchina qua, dalla parte grande della grattugia, me la... No, lì la affetti, così, così, in piedi. Appoggiala pure nel piatto. Io intanto sbatto le uova intere con così ti va bene? Perfetto, oh, così. Oh, l'amo. Uova intere, andiamo a mettere un po' di sale e un po' di pepe. Basta, basta così, perfetto. La ricotta, una sola, 300 grammi. Beh. La ricotta e vado a amalgamare bene. Adesso metterò anche la farina. Aggiungo la farina. Allora, io ho mescolato la ricotta, le uova, il sale, il pepe e la farina. Andiamo ad aggiungere a questo impasto qua lo zafferano. Ecco qua. Aggiungo anche il lievito per torte salate gnocchi, che non è il lievito di birra, eh? È praticamente lo stesso lievito vanigliato per i dolci, solo che non c'è la vaniglia dentro, perché insomma darebbe aroma. C'è in commercio il lievito per gnocchi, pizze, torte salate, che non è il lievito di birra. Mi aggiungo